Picco dei rientri dalle zone rosse, assembramenti pubblici ancora senza controllo e nuove regole per gli esercizi commerciali. L'emergenza coronavirus è arrivata prepotentemente anche qui in Sicilia e così, nonostante in provincia ancora non si registrino casi di contagio, il prefetto Cosima Di Stani ha convocato nel pomeriggio di ieri i sindaci di Gela e Caltanissetta e le associazioni datoriali dei commercianti. Il vertice è servito a fare il punto della situazione. Il sindaco Greco, al suo ritorno nel tardo pomeriggio di ieri, ha scelto di riferire d'urgenza in consiglio comunale. L'appello del primo cittadino è in primis alla responsabilità di chi è tornato dalle zone rosse e ai titolari di esercizi commerciali. Nessun allarmismo, dice, ma è il momento di avere senso civico e rispetto per la comunità. Non voglio fare allarmismo, non voglio creare momenti di preoccupazione, ma l'attenzione, l'allerta è massima. Vi prego ancora una volta, siamo tutti responsabili, siamo tutti con maggiore senso civico e di rispetto verso gli altri. Con questo intendo dire rispettiamo le regole. La prima regola più elementare, manteniamo le distanze minimo un metro l'uno dall'altro per evitare il contagio. Mi riferisco poi agli esercizi pubblici. I titolari di esercizi pubblici, siate rispettosi del decreto del Presidente del Consiglio e del decreto del Presidente della Regione. Fate in modo che non si debba intervenire e non si debbano fare delle sanzioni. Già da oggi intanto verrà attivato il monitoraggio con il centro operativo comunale e la protezione civile. Tanti lavoratori e studenti hanno già fatto rientro dalle zone di contagio e per questo motivo è fondamentale che segnalino la loro presenza. A tutti i lavoratori, a tutte le famiglie, a tutti gli studenti, a tutti i giovani che dal nord e dalle aree rosse in particolare stanno scendendo nella nostra città. Autodenunziatevi, mettetevi in contatto con i medici di famiglia, spiegate loro da quali aree provenite e come vi dovete regolare. Lo dico nell'interesse vostro e nell'interesse della salute, della vita dei nostri concittadini, dei vostri cari, delle vostre famiglie, dei vostri nonni, dei vostri padri, dei vostri fratelli, della nostra comunità. Siamo tutti responsabili. Non dimenticate queste regole. Attenzione massima, non c'è allarmismo, non c'è preoccupazione, ma ci vuole senso di responsabilità e attenzione massima. Intanto i primi effetti delle prescrizioni per gli uffici pubblici si sono visti anche a Palazzo di Città. Stamattina accessi limitati agli uffici con filtraggio all'ingresso da parte dei vigili urbani, inevitabili le code e anche qualche timida protesta da parte dei cittadini, ma per un po' bisognerà farci l'abitudine.